Ti amo, Franco. Ti voglio, Eli. Ah, mi vuoi, ma non mi ami. Vabbè, non ho detto questo. Eh no, volere è un conto, amare un altro. Ma come mi ami, Dio? Ti amo. No, mi ami ma non mi vuoi. Ti amo e ti voglio. Beh vabbè, adesso è troppo tardi. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da più di tre... E da un paio d'anni, tre anni a questa parte ho deciso di portare nel mio... Nel dove cazzo ho deciso di portare? Qui su internet, su YouTube e su Instagram, perché... Che cazzo oggi, eh? Perché? Non lo so perché. Perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve poi uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Boh. Oggi parliamo di amore e desiderio, e in particolare dei 5 segni che ti desidera ma non ti ama. E c'è differenza, c'è una sostanziale differenza, un'enorme differenza. Innanzitutto cominciamo con l'intenderci nei termini amore e desiderio. Per quanto riguarda l'amore è difficile, ma dobbiamo provarci. Perché se io dovessi chiedere a 100 di voi che cos'è l'amore, mi dareste 100 definizioni diverse, perché ormai l'amore è una parola ombrello, ovvero ognuno gli ha dato un significato personale, come è giusto che sia. Ma ha anche un significato più oggettivo, ovvero l'amore è una scelta, è la scelta del noi. È la scelta di vivere una vita insieme con una prospettiva, con fiducia, con condivisione nel bene e nel male e con lavoro costante. Il desiderio invece è una forza, è il motore stesso della vita secondo la psicoanalisi. È ciò che alimenta in modo erotico il nostro processo di individuazione, le nostre relazioni, il nostro tendere a, il nostro procedere, camminare. Camminiamo perché c'è del carburante e questo carburante è il desiderio, che è una forza imprescindibile all'interno, ad esempio, della dinamica d'amore. Ma l'amore ha bisogno del desiderio, ma il desiderio non ha bisogno d'amore. Quindi può capitare che in una relazione ci sia desiderio, un desiderio ad esempio carnale, ma non ci sia amore. Ci sia desiderio emotivo magari, un legame emotivo, come nelle dipendenze affettive, ma non c'è amore. Ci può essere un desiderio intellettivo o di sensazione, un'attrazione chimica, ma non è detto che ci sia amore. Quindi ecco i 5 segni che differenziano l'amore dal desiderio. Ti desidera o ti ama? E 4 di questi 5 segni li prendiamo dal liberculo, dal libricino, dal librone, dal bestseller. Il vero amore non è un mito, del dottor Michele Mezzanotte. Non sono io, un omonimo. Immaginate che sfiga, ci sono due dottor Michele Mezzanotte, due psicologi che si chiamano Michele Mezzanotte, ci sono due Michael Jordan che giocano a basket, o ci sono... cioè, non che io sia Michael Jordan, per farvi un esempio, insomma. Quando googlate, sempre una confusione di termini. Vabbè, comunque... Parte questa pippa inutile. Partiamo con i 5 segni. Prospettiva. L'amore ha progettualità, il desiderio no. L'amore è una relazione che si costruisce nel qui ed ora, ma che tende ad un futuro, che ha un futuro. Se io insieme al mio partner vedo un futuro, lavoro per costruire un futuro insieme, quello è amore. Se immagino insieme a lui il mio futuro, non da solo. Se no è amore non corrisposto. Il desiderio invece è una forza che agisce nel qui ed ora. Io ti voglio adesso. Come vedete è imprescindibile all'amore. C'è una tipa sotto casa che ogni tanto incontro. Io quando incontravo che c'avevo il cagnolino, la cagnolina, la buonanima, ci vedeva e faceva all'amore. Insopportabile. Ecco, una volta durante le presentazioni mi avete chiesto qual è un tipo di persona che per te è insopportabile. Quella è troppo espansiva. Ui. Oh. Se ti vuole ora, ti desidera. Se ti vuole domani, ti ama. Se ora ti vuole per domani, ti ama. Se c'è un intento di costruzione, è amore. Se c'è un intento del consumiamo oggi, è desiderio. E questa è spesso la differenza tra amore e attrazione chimica e facciamoci una scopata e basta. E qui tendiamo a confonderci.
proprio perché non abbiamo nella mente questa differenziazione. Fiducia, essendo una dinamica che è tesa alla costruzione di un presente e di un futuro insieme, l'amore, si basa sulla fiducia. Neanche te lo chiedi che ti fidi dell'altro. Nel momento in cui io comincio a mettere dei mattoni uno sopra l'altro, a un certo punto diventa una casa. Io non mi chiedo se quella casa regge o no. Io mi fido della casa in cui vivo. A meno che non è un rudere. Anche se a volte possono arrivare dei terremoti che sbaragliano tutto. Il desiderio invece è orientato al qui ed ora. E tutte le dinamiche che sono orientate al qui ed ora hanno come base l'incertezza. Perché non hanno delle fondamenta, il passato, e non hanno un tetto, il futuro. E non hanno l'arredo IKEA, un contesto. Quindi se c'è fiducia è amore, se non c'è fiducia è desiderio. Guerra e bellezza. Un altro elemento dell'amore è vedere il bello nell'altro, anche nelle sue ombre, è la costante guerra, la costante lotta, il litigio. Quando c'è amore si litiga per costruire, si litiga per prendere delle decisioni. Conosco la bellezza dell'altro, delle sue ombre e delle sue luci, dei suoi aspetti in ombra e dei suoi aspetti in luce. Mentre se c'è desiderio, a me non interessano gli aspetti del bello e del brutto, mi interessa l'attrazione del qui ed ora. Se c'è desiderio, non c'è litigio. Non ho bisogno di litigare, perché il litigio si fonda su una condivisione, si fonda su un'aspettativa, si fonda su una costruzione. Ma io non devo costruire e quindi non devo litigare. Pertanto se c'è amore, si litiga. Se c'è desiderio e basta, non si litiga. Sacrificio. Sacrificio è un termine stupendo, quanto pericoloso. Sacrificare significa fare un passo indietro rispetto a ciò che siamo, a ciò che vogliamo. E se il sacrificio è fatto nell'ottica di un pregiudizio anche storico, sociale, del maschilismo ad esempio, o dell'assetto patriarcale della società, diventa un sacrificio molto pericoloso e distruttivo. Se invece è un sacrificio che facciamo in due, che genera un noi, acquisisce il senso oggettivo ed etimologico del termine, ovvero rendere sacro. Il sacrificio rende sacra la coppia. E nell'amore c'è sacrificio, perché in due rinunciamo e diamo qualcosa di noi. Mentre nel desiderio non c'è sacrificio, perché tutta la volontà si esprime nel qui ed ora. Non ho bisogno di rinunciare a qualcosa di me, perché ti voglio adesso. Quindi nell'amore c'è sacrificio, nel desiderio no. Stampella. La dinamica amorosa è una dinamica che funge da stampella, ovvero ci sostiene, ci aiuta, ci potenzia, permette di svilupparci, di individuarci. Mentre il desiderio è una dinamica che tende a qualcosa, vuole qualcosa, ma lo vuole in modo spietato. Se io desidero un barattolo con la Nutella, io voglio ottenere quel barattolo di Nutella in tutti i modi possibili, distruggendo la mia individuazione e quella dell'altro. Se io desidero Giselda, distruggerò tutte le relazioni che ho intorno a me per prendermi Giselda. Distruggerò le mie possibilità e anche quelle dell'altro. L'amore mi potenzia, mi arricchisce, mi aiuta, aiuta a individuarmi. Il desiderio invece aiuta ad ottenere qualcosa, ma non ad individuarmi, col rischio di distruggere me, l'altro e il noi. Queste sono le differenziazioni tra amore e desiderio. Ti ama o ti desidera? La fregatura sta che, come ho detto all'inizio, nell'amore ci deve essere il desiderio. Infatti una delle etimologie della parola amore significa proprio desiderare. L'amore è un desiderio che matura, che si trasforma. Paradossalmente tutti gli amori, quasi tutti, nascono da un desiderio che poi si è trasformato in amore. L'innamoramento che si trasforma in amore, l'attrazione chimica che si trasforma in amore. E noi ogni volta che proviamo un desiderio, un'attrazione, ci proviamo a trasformarlo in amore, ma non è detto che ci riusciamo. Non è detto che riusciamo a tendere alle stelle. Una delle etimologie della parola desiderio, infatti, è mancanza di stelle. È quella tensione che ci permette sempre di tendere a qualcosa che sta altrove. E questo è il gioco delle relazioni, il gioco della vita. Quando capire che il desiderio non si può trasformare in amore? Questo potrebbe essere l'argomento di un altro video, ma innanzitutto se il desiderio, la fase di desiderio, dura troppo. Se dura troppo, significa che non è trasformabile in amore. Se ti è piaciuto il video, se ti è venuta voglia dell'altro,
di un altro, di altre, di un plurale, di un altro plurale. Metti un like, iscriviti al canale e condividi il video con l'altro che desideri, quindi attenzione, questo video è anche una dichiarazione di desiderio nei confronti dell'altro. Ti voglio! Vuoi qualcun altro, gli mandi questo video, ti voglio. E accendi il campanello della notifica per non perdere i prossimi video e continuare a desiderarmi. Ciao! Desiderio, etimologia mancanza di stelle. Etimologia del cazzo. Bellissima, ma del cazzo. Dal bellissimo potenziale poetico e romantico, ma che poi nella concretizzazione è difficilissimo da incastonare. Cioè, è una di quelle cose proprio che te la puoi giocare come ti pare. Una super cazzola. Una super cazzola. Perché no? Anche nell'etimologia ci sono delle super cazzole. Già me le immagino, capito? Le persone che hanno creato il linguaggio a tavolino. Come chiamiamo questa chiama? Desiderio, mancanza di stelle. È bella, perché no? Perché è bella. Ma non ha un significato, non me ne frega un cazzo, è bella. E quindi, così.